Allora, aspetta che mi metto a livello video. In questi giorni in cui la rete la sta facendo da padrone nel nostro quotidiano, perché senza internet sarebbe molto più complicato comunicare fra di noi, con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri parenti, mi sono andato a riprendere un libro di Baricco, The Game, che mi è piaciuto molto, che parla di internet. In effetti ho ritrovato un passaggio molto interessante in cui dice: ma la rivoluzione digitale che c'è stata negli ultimi anni è una causa di come comunichiamo oppure è una conseguenza di come comunichiamo o come vogliamo comunicare? E mi trovo dal mio piccolo del nulla, confronto a Baricco, ovviamente. La mia opinione vale zero, però mi trovo perfettamente d'accordo con lui nel dire che la rivoluzione digitale è stata una conseguenza di come noi avessimo la necessità e il desiderio di poter comunicare. Perché da che mondo è mondo, l'uomo ha sempre cercato di restringere le distanze, di accorciare le distanze, di rendere il mondo più piccolo di quello che è effettivamente. Dalla prima volta che siamo saliti sulla groppa di un cavallo, alla prima automobile, al primo aereo, il desiderio è sempre stato quello di accorciare le distanze, di stringere i tempi che ci erano necessari, che ci sono necessari per arrivare da un punto A a un punto B. E sicuramente internet e questi mezzi di comunicazione che tutti abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, o una buona percentuale, sono sicuramente un modo molto efficace di stringere le distanze, di compattare le distanze, di accorciare i tempi che ci separano dalle altre persone. E la riflessione che volevo fare è molto breve. Infatti questo sarà un video molto più corto del solito, per fortuna, e che in questi giorni stiamo utilizzando davvero bene internet. Fino alla scorsa settimana, fino a 10 giorni fa, si andava forse su Facebook, su Instagram, sugli altri social, sui siti, magari un po' per noia, per nervosismo, perché eravamo in attesa, in coda da qualche parte, o giusto per abitudine, si apriva, si guardava un attimo, si mettevano due like e via. Adesso invece li stiamo usando effettivamente come mezzi di comunicazione. Ci sono molte più dirette, se apriamo Instagram, molte più dirette sono attive anche contemporaneamente. Si usano molto i servizi tipo Skype, WhatsApp, Zoom, per comunicare in videoconferenza a distanza, perché non abbiamo mai comunicato con nostra madre o nostro figlio o i nostri amici in videoconferenza prima? Forse perché non c'era la necessità di farlo. Bene, questa necessità stiamo veramente riuscendo a fare di necessità virtù, cioè questa quarantena forzata ci ha volente o nolente insegnato a utilizzare in maniera molto più corretta lo strumento web e gli strumenti di comunicazione e di scambio che la rete porta implicitamente con sé. Quindi ben venga questo passo in avanti che stiamo facendo nell'utilizzo corretto di internet. Cerchiamo di fare ognuno di noi uno sforzo per distinguere, e qui si parla più di informazione che non di comunicazione, sono due cose diverse. Ognuno di noi deve fare uno sforzo anche abbastanza impegnativo per distinguere quelle che sono le informazioni corrette da quelle scorrette, dalle fake news, da quelle poco autorevoli, proprio perché ogni azione che noi, attiva o passiva, che noi compiamo in rete ha comunque delle ripercussioni, piccole o grandi che siano. Però facciamo ognuno uno sforzo per continuare così, a utilizzare bene internet come stiamo facendo in questi giorni, e per dare ognuno il nostro piccolo contributo al diffondersi delle informazioni e della comunicazione corretta. A presto.